Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Oggi andiamo avanti a guardare i 2 euro commemorativi dell'anno 2024 e oggi guardiamo il 2 euro commemorativo della Germania, diciamo la prima emissione. Come tema, come sapete, la Germania ha dedicato una serie ai propri parchi nazionali. Infatti come tema oggi abbiamo il Parco Nazionale di Königstell. Perdonatemi per la mia pronuncia, ma non riesco a dirlo meglio. Come potete notare, ho 5 monete nella mia mano perché la Germania ha comunque 5 zecche, fate attenzione, il disegno è sempre uguale, non cambia nulla, ma cambiano le lettere all'interno che adesso andiamo a guardare insieme. Qui abbiamo le 5 monete, ho ottenuto questo format perché diciamo si vedono molto meglio le monete. Come sapete la Germania ha ben 5 zecche e io infatti ho 5 monete, guardate, in questa posizione qui. Le monete arrivano dagli rotolini, sono monete in fior di conio, fate attenzione, e le monete devo dire che hanno una finitura anche molto carina per essere monete per la circolazione. Tiratura altissima per quanto riguarda questa moneta, perciò la troveremo sicuramente in giro. Per quanto riguarda la prima moneta che adesso andiamo a guardare, quella diciamo di Berlino, perché viene coniata proprio dalla zecca di Berlino, infatti qui abbiamo un bellissimo disegno perché la moneta mi piace tantissimo, in questa posizione qui guardate, veramente molto molto carina. Qui abbiamo Mecklenburg-Vorpommern, che sarebbe Pomerania, in questa posizione qui. 2024 il conio, fate attenzione, è la lettera D, dove la Germania identifica le proprie monete, perché la lettera D è Deutschland, fate attenzione, non è una lettera della zecca questa che c'è in questa posizione, ma è la Germania che si identifica in questa posizione qui. Invece la lettera della zecca lo troviamo qui in alto, guardate, la lettera A, in questa posizione qui, che è quella della zecca di Berlino. Andiamo a guardare l'altra moneta. Vi faccio vedere dove si trova la lettera della zecca più che altro, perché quella è importante. Qui, come potete notare, abbiamo sempre lo stesso disegno. 2024, lettera D anche qui, ma anche qui abbiamo un'altra D in alto, sul bordo del nucleo interno, diciamo in alto a destra, in questa posizione, guardate, molto piccola, che è quella della zecca di Monaco. Qui in questa posizione abbiamo la lettera F, stesso disegno, lettera F di Stoccarda, in questa posizione qui. Qui abbiamo la G di Karlsruhe, in questa posizione, la zecca di Karlsruhe. E poi abbiamo la J, che è quella della zecca di Amburgo. Si vede veramente molto poco la lettera J, guardate, in questa posizione qui. Vediamo se contro luce si vede meglio, eccola qui. Qui si vede molto meglio. Monete che arrivano dagli rotolini in fior di conio, fate attenzione. Quello che dovete fare attenzione più che altro sono le lettere delle zecche. Per chi fa le 5 zecche della Germania, consiglio sempre di tenervi dietro la lente di ingrandimento quando andate a controllare le monete, non solo quella della Germania, ma tutte le monete in generale. Andiamo a guardare un attimo i facciali, i valori nominali. Qui abbiamo i 2 euro, eccolo qua, il valore facciale, il valore nominale. Moneta con una finitura, diciamo abbastanza carina, perché tutte le zecche hanno lavorato abbastanza bene. Le monete brillano molto, perché per essere monete per la circolazione non ci sono monete rovinate, almeno in questo giro non mi sono arrivate monete molto rovinate, a volte dipende, vengono veramente molto distrutte, anche perché le tirature di queste monete sono molto alte, mi do un po' di tirature. Per quanto riguarda i pezzi per la circolazione totali sono oltre 30 milioni, fate conto a questo. Come vi ho detto, lo troveremo sicuramente in circolazione. Per quanto riguarda la zecca di Berlino abbiamo ben 6 milioni di pezzi, la lettera A. Per quanto riguarda Monaco abbiamo 6 milioni 300 mila pezzi. Per quanto riguarda invece Stoccarda abbiamo 7 milioni e 200 mila pezzi, sono veramente tantissime. Karlsruhe abbiamo 4 milioni e 200 mila pezzi. E per quanto riguarda invece Amburgo abbiamo 6 milioni e 300 mila pezzi. Come vi ho detto, sono monete veramente con tiratura molto molto alta. Abbiamo, come vi dicevo, anche la versione in fondo specchio. Per quanto riguarda la versione in fondo specchio, abbiamo 21.000 pezzi negli folder apposta dedicata alle 5 monete. Poi ci sono altre monete in fondo specchio che si troveranno dentro i divisionali, proprio in fondo specchio, perché abbiamo il set completo da un centesimo fino a 2 euro, in più avrete anche le monete
e le 5 monete, i 2 euro comunativi, tiratura 50.000 pezzi, per un totale di 71.000 pezzi, perciò per ogni moneta sono veramente tantissime. Ovviamente qua i prezzi sono molto molto alti. Per quanto riguarda invece le monete in fiore di conio, i prezzi si aggirano intorno ai 15 euro per tutte e 5 le zecche, parlo sempre monete in fiore di conio. Invece se volete acquistare solo una zecca, fate attenzione, i prezzi si aggirano intorno tra i 3,50 euro e i 4 euro, dipende sempre un po' dove andate ad acquistare. Le monete sono già disponibili in tantissimi negozi da numismatic, perciò, perché sono già andate in circolazione anche, perciò li potete trovare presso il vostro, diciamo, venditore di fiducia. Per quanto riguarda la moneta, devo dire che è molto carina, molto bella, non mi dispiace la moneta. Quello che dovete fare attenzione, come vi ho detto, sempre fate attenzione all'età delle zecche. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.